So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre. Buonasera e bentrovati a Sassuolo Oggi TG. È stato dimesso dall'ospedale di Sassuolo il sindaco Gianfrancesco Menani, ricoverato nel nosocomio cittadino dopo essere stato trasferito dal policlinico di Baggiovara, dove aveva ricevuto le prime cure a seguito dell'incidente stradale di cui era stato vittima il 26 ottobre. Il primo cittadino torna finalmente a casa, ringraziando tutta l'equipe medica per l'assistenza ricevuta e con la speranza di tornare presto ai suoi doveri d'ufficio. Non sono mancati saluti e gli auguri di pronta guarigione da parte di Stefano Reggiani, direttore generale dell'ospedale di Sassuolo. La tempra del primo cittadino e la passione per il suo lavoro saranno alleati preziosi per la ripresa che lo aspetta. Si è conclusa la raccolta fondi di Viva Vittoria per Letizia, realizzata vendendo le coperte create a mano dai volontari. Come preannunciato, tutto il ricavato verrà devoluto all'associazione Giovanni Celeghin di Padova, che si occupa della ricerca sui tumori cerebrali. Ecco i dettagli nell'intervista. 22.648 euro abbiamo raccolto per la Fondazione Celeghin di Padova, che studia i tumori cerebrali e la cura per questi tumori terribili, e li abbiamo consegnati alla Fondazione 2 settimane fa. Purtroppo sono rimaste alcune coperte, ma purtroppo no, perché abbiamo pensato di donarle a porta aperta e senza tetto, perché così nell'unità di strada potranno usufruire di queste coperte. Letizia aveva questo sogno di coprire il piazzale del santuario di coperte di lana e venderle per beneficenza, e noi abbiamo portato a termine il suo desiderio coprendo il santuario il 19 settembre. Purtroppo la pioggia ci ha rovinato i piani, perché sulle 1200 coperte che avevamo ne abbiamo vendute solo 800 quel giorno lì. Le altre 400 le abbiamo fatte asciugare e poi le abbiamo portate anche a Madonna di Sotto, che è la parrocchia di Letizia, e poi le altre le abbiamo vendute qua a Villa Cuoghi durante questi mesi, grazie alle mie amiche qua presenti che le hanno tenuto aperto Villa Cuoghi per tutti questi giorni, e ne hanno vendute altre 300. Noi veramente abbiamo una lista di ringraziamenti infinita, ringraziamo tutti insieme, perché nominare tutte le persone che ci hanno aiutato è praticamente impossibile, perché sono arrivate coperte da dappertutto, i quadrotti dappertutto, e quindi hanno lavorato per noi praticamente tantissime donne. E naturalmente Viva Vittoria si concentra sulla lotta per la violenza contro le donne. Noi abbiamo fatto una scelta diversa, perché era la scelta di Letizia quella di devolvere i soldi alla Fondazione Celeghin, però essendo tutte donne naturalmente prenderemo parte a tutte le iniziative di Viva Vittoria a prossime venture. Si sono concluse oggi le iniziative portate avanti da Star Bene, associazione Diabetici Insieme per Vivere Meglio, in occasione della Giornata Nazionale del Diabete. I volontari, insieme a Coop Alleanza 3.0, hanno misurato la glicemia nei supermercati del territorio, illustrando anche la dieta più indicata per chi soffre di questa patologia. Nei supermercati è intervenuto anche il dottor Cesare Barbieri, che ha spiegato le proprietà nutrizionali degli alimenti più consumati. Ed ora passiamo allo sport. Partita importante questa sera al Pala Consolata per la Green Warriors a Sassuolo, che nel turno infrasettimanale dovrà fronteggiare l'Aragona. In caso di vittoria, infatti, le ragazze neroverdi uscirebbero per la prima volta dalla parte bassa della classifica a rischio retrocessione. Il fischio d'inizio è alle 20:30. Vi ringraziamo per essere stati con noi anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto. Vi diamo appuntamento, come sempre, a domani.